Mi trovo a Camerota per incontrare il sindaco Salvatore Scarpitta e il vice sindaco Francesco Calicchi, i quali illustrano un progetto di realizzazione di una condotta idrica riguardante la zona alta, che è compresa tra Camerota Capoluogo e Marina di Camerota. Si stanno facendo tantissime cose e siamo spinti da grande animosità, vogliamo assolutamente risolvere i problemi del nostro comune, una squadra coesa, compatta, che lavora con grande enfasi, determinazione, ma che le giornate come oggi aiutano sempre di più a spronare, in quanto si ricevono anche delle soddisfazioni morali che sono quelle che interessano a questa amministrazione. Da parte mia ringrazio la squadra di governo, dal vice sindaco all'assessore Vincenza Perazzo, all'assessore Giovanni Saturno, a tutta la giunta comunale, a tutti i consiglieri e ai nostri uffici che hanno lavorato a braccetto con noi per far sì che tutto ciò si potesse realizzare. Sì, noi in effetti ci godiamo poco le vittorie perché siamo già proiettati alla sfida successiva, come è giusto che sia. Stiamo lavorando sul depuratore di Licusati, che deve essere praticamente ripreso e rimesso a nuovo, in quanto è un depuratore che non è mai andato in funzione e che ha oltre 10 anni. Noi da pochi giorni abbiamo raggiunto l'accordo con la provincia, con le somme risparmiate per il depuratore di Marina di Camerota, il grande depuratore. Abbiamo avuto l'ok dal responsabile unico del procedimento per realizzare e finire finalmente quest'altra opera. Quindi il capitolo delle acque sporche e delle acque pulite finalmente nel comune di Camerota viene meno e lo depenniamo dalla nostra agenda politica. Chiudo dicendo che proprio oggi si è parlato anche della condotta idrica di Marco, un altro problema che da mesi stiamo affrontando insieme al vice sindaco e al presidente del CONSAC, e ci auguriamo a presto, come abbiamo già detto oggi, organizzato un incontro nella prossima settimana per cominciare la fase progettuale e poi portare definitivamente a soluzione anche quest'altro problema. Sì, noi abbiamo ancora delle zone, soprattutto quelle più alte, quelle che collegano Camerota Paese a Marina, la zona Marco, per capirci meglio, che non sono dotate di rete idrica autonoma e quindi le persone fanno ricorso ad approvvigionamento magari con dei serbatoi, devono far fronte così, e tenendo conto che siamo ormai nel 2019 sembra assurdo dover parlare ancora di queste situazioni, in quanto l'acqua è un bisogno primario che va dato a tutti. È così che già da alcuni mesi abbiamo spinto perché il CONSAC ci dia anche da questo punto di vista una mano. Siamo convinti di riuscire in tempi brevi anche a portare a definizione un progetto che in realtà già è presso la sede comunale e con l'ausilio diciamo di risorse comunali, altre che probabilmente ci metterà a disposizione il CONSAC, riusciremo a realizzare, sono convinto, nel tempo circoscritto al nostro mandato elettorale, anche questa ulteriore importante opera.